sono stati definiti dalla stampa nazionale gli enfants prodiges del bel canto italiano. Si tratta dei componenti del trio Il Volo, composto dal baritono Gianluca Ginoble, abruzzese di Montepagano di Roseto, e dei due tenori siciliani Piero Barone ed Ignazio Boschetto, che ieri hanno presentato presso una gremita sala giunta del comune di Pescara la tappa abruzzese del loro tour, che si svolgerà venerdì 5 settembre al Teatro D'Annunzio. Una storia, quella del Volo, cominciata qualche anno fa, subito dopo la partecipazione al programma di Antonella Clerici Ti lascio una canzone, che ha decretato l'exploit del trio, uno dei primi gruppi italiani ad essere stato scritturato da una major americana, un'etichetta del gruppo Universal. Il Never Ending Tour fino ad ora ha toccato le grandi arene e teatri di Stati Uniti e Sud America, stregando il pubblico. Barbara Streisand li ha addirittura chiamati a duettare in un paio di pezzi, seguita da altri artisti come Placido Domingo, Andrea Bocelli e Laura Pausini. Ad accompagnare Il Volo nella data pescarese del 5 settembre ci sarà un altro abruzzese di talento, il fisarmonicista Daniele Falasca, polistrumentista e compositore di Pineto.